Prego. Benvenuti e benvenute. Siamo qui a Mimosi Time e Lombardi nel Mondo. Ormai, insomma, siamo arrivati all'80ª puntata di questa nostra collaborazione e veramente sono tanti le donne e gli uomini che abbiamo incontrato in questo periodo di lockdown, e però ci hanno veramente dato tantissime indicazioni dal punto di vista politico, culturale, sociale e anche dal mondo dello spettacolo. Oggi però abbiamo un europarlamentare, capo delegazione del PSE, quindi giovanissimo comunque, Brando Benifei, benvenuto, benvenuto a te, a questa nostra trasmissione. Ciao a Daniele, naturalmente, ciao anche a Flavia. E io direi di cominciare subito partendo da quello che secondo te accadrà dopo questo periodo veramente che ci ha trasformato anche dal punto di vista così traumatico, anche psicologico. Che cos'è che può fare un europarlamentare adesso effettivamente come proposta effettivamente per un futuro che ci vede impegnati come italiani e naturalmente anche come forze propositive? Ma certo, intanto grazie per questa opportunità di confronto con voi oggi, grazie a te, a Daniele, a Flavia, insomma a tutti quelli che ci stanno poi ascoltando. Io penso che in questo momento la questione più importante per noi come Parlamento europeo, siamo impegnati proprio in questi giorni a fare questo, è la negoziazione sul prossimo bilancio dell'Unione, che comprende anche il piano di ripresa di cui tanto si discute, perché è chiaro che al di là delle discussioni ancora in atto su una serie di strumenti di cui si è molto parlato, il MES, ma anche lo SURE, cioè lo strumento per finanziare gli ammortizzatori sociali per, diciamo, sostenere la difficile transizione economica in corso per cercare di mantenere i posti di lavoro. Al di là di questi strumenti settoriali, c'è oggi una discussione fondamentale che sta arrivando finalmente anche un po' al punto finale, per impostare per i prossimi anni, no? Quindi non solo per l'emergenza ma di questi mesi, ma in un'ottica più di lungo periodo, la ripresa del nostro continente, che purtroppo subirà in questi mesi una contrazione, l'ha iniziata a subire, ma continuerà nei prossimi mesi una contrazione economica che ha effetti sociali, ha un impatto anche un'eventuale, diciamo, recrudescenza della pandemia, ma in ogni caso anche quello che già c'è stato, un effetto ovviamente sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, quindi un costo economico e sociale notevole che richiede un impegno comune europeo. Quindi oggi il nostro impegno più forte, senza dubbio, come Parlamento è quello di spingere perché al massimo vengano prese decisioni nella negoziazione in corso che ci vede peraltro come italiani rappresentati al massimo livello in quanto il presidente del Parlamento europeo, il capo di una delle istituzioni coinvolte nel negoziato, è un italiano, David Sassoli, peraltro fa parte della mia delegazione, quindi siamo, diciamo, era il mio predecessore come capo delegazione del gruppo italiano PD e diciamo anche alcuni indipendenti dentro il gruppo socialista e democratico, e quindi abbiamo diciamo, un ruolo particolarmente importante nel portare avanti un negoziato complesso, ma che devo dire ha visto anche rispetto all'inizio, ora che siamo un po' alle battute conclusive, di fatto un cambio di linea da parte di chi era più restio a dire reagiamo insieme, costruiamo risorse adeguate con anche quello che invece oggi viene invece deciso, un debito comune europeo, quindi dei titoli comuni europei che raccolgono risorse senza indebitare i singoli paesi, ma permettono con una raccolta di risorse europea garantita dal bilancio comunitario la possibilità di fare un salto di qualità in termini di risorse mobilitabili. È chiaro che oggi io ora siamo qui a fare questa nostra trasmissione. Io arrivo da una riunione con rappresentanti del governo italiano, diciamo, anche ministri, ma diciamo che si occupano delle questioni economiche per discutere di come anche con un po' le
contributo che viene da noi dal Parlamento europeo, come fare in modo che i piani di messa a punto dall'Italia di come usare queste risorse europee facciano in modo di non disperderle, di non sprecare, di non rimanere, come è accaduto in passato anche nel nostro paese, incapaci di utilizzare al 100% le opportunità che vengono dall'Europa. Ma scusa Brando, ma quali sono gli ostacoli rispetto proprio a quello che stai dicendo? Perché ci sono queste, insomma, questi, non dico veti, però comunque quali sono gli ostacoli più grossi rispetto a questi impegni? Ma allora, gli ostacoli dal punto di vista dell'accordo fra i paesi sono le, diciamo, resistenze che alcuni paesi oggettivamente più in grado di reagire da soli, nel senso che hanno più possibilità di indebitarsi rispetto all'Italia, per esempio, che ha un debito pregresso molto significativo, lo sappiamo, hanno magari l'idea di poter fare un po' più da soli. Questa idea, come dicevo, è stata in larga misura superata. Per esempio, è molto evidente il percorso che ha fatto la posizione tedesca, che all'inizio era molto diciamo restia, e non è che è cambiato il governo, è sempre il governo della Merkel in coalizione con i socialdemocratici, che hanno, devo dire, fatto la loro parte nel portare una posizione tedesca a evolversi, anche a rendersi conto, vale per la Germania, ma vale in parte anche per l'Olanda, che è stata un po' la bestia nera, se vogliamo, della trattativa per l'Italia, a dire che oggi, se faccio l'esempio di tre paesi, Italia, Spagna e Francia, che insieme sono la metà degli abitanti dell'Unione, sono la metà del PIL, cioè sono una parte d'Europa che è stata colpita di più dal Covid e che hanno, diciamo, paesi che, se non si riprendono adeguatamente, hanno anche difficoltà poi gli altri paesi a potersi riprendere veramente, perché c'è un problema di collegamento fra il funzionamento delle imprese, c'è il fatto che il mercato comune funziona se tutti i paesi mantengono un minimo di capacità di acquisto, di benessere economico, eccetera. Quindi in questo contesto le posizioni sono evolute, per cui ci sono resistenze, però siamo molto ottimisti, devo dire che si arriverà a brevissimo a un accordo molto positivo, che do l'elemento, diciamo, più evidente per l'Italia. L'Italia, da paese che è il terzo PIL europeo, il terzo contributore al bilancio, ed è un contributore netto alle risorse europee, in quanto nel bilancio europeo l'Italia, come terza economia europea, contribuisce più di quello che riceve direttamente, perché è avvantaggiata indirettamente dal far parte del mercato comune, eccetera. Con questa proposta, per i prossimi anni, l'Italia per la prima volta diventa un paese che riceve nettamente risorse, cioè riceve più di quello che mette nel bilancio, diventando come uno dei paesi più piccoli che da sempre sono stati sostenuti nell'integrazione nel mercato comune, eccetera. Questo per dire che oggi noi siamo il paese che in questo negoziato siamo quelli che otterranno di più. Parliamo di 170 miliardi, se la proposta rimane quella sul tavolo della Commissione europea, su 750 in totale, 170 miliardi per i prossimi due anni e mezzo. Brando, volevo chiederti, in questa ottica, io per anni ho visto, diciamo, una sorta di contrapposizione Partito Popolare, Partito Socialista, adesso Partito Socialista Europeo, però quali sono le alleanze? Perché se noi guardiamo nelle alleanze, diciamo, anche dei gruppi parlamentari, vediamo alcuni paesi che hanno partiti fratelli, partiti accomunati da una stessa, diciamo, ideologia o campo politico, e invece c'è una certa diversificazione. Penso ad esempio all'Austria, no? Sono dei popolari, hanno un comportamento completamente diverso rispetto alla Merkel. Tu hai un ruolo di capo delegazione, no, del Partito Democratico. Come si riesce a comporre, diciamo, questa divisione paese attraverso, diciamo, una sorta di affratellamento politico? C'è ancora uno spazio o è più complicato rispetto a una volta? Allora, secondo me quello che è accaduto in questi mesi ha un po' cambiato anche il quadro dei rapporti politici. Detto sinceramente, le cose si sono un po' rimescolate ed è emerso anche che ci sono oggettivamente alcuni paesi dove c'è un'opinione pubblica complessivamente meno convinta di fare un lavoro
comune come europei, a livello che invece nella gran parte dei paesi, lo dicono le statistiche anche che sono state raccolte, dei sondaggi, eccetera, è emerso. Cioè anche l'Italia, dove si è letto che è emerso un euroscetticismo, una criticità rispetto alle modalità di reazione dell'Europa, in realtà se si va a leggere bene questi sondaggi, in realtà esprimono uno scetticismo per una lentezza magari dell'Europa o una incapacità di trovare accordo magari in tempi più rapidi, ma non una contrarietà a approfondire una azione comune a livello europeo. Quindi questa questione a livello dei paesi va vista anche da quest'ottica, per cui noi abbiamo alcuni partiti in alcuni gruppi politici europei che si sono comportati in maniera difforme. Tu hai citato l'Austria, dove il PPE, sicuramente il Partito Popolare di quel paese, si è con il cancelliere Kurz si è distanziato da una posizione comunque di apertura che c'è stata da molti paesi, ma così come sul fronte socialista sicuramente la Svezia, per esempio, è stato un paese che ha frenato, avendo più capacità di agire autonomamente. Allora io devo dirti che alla fine una maggiore unità di intenti si è vista più che fra i partiti e i governi a livello nazionale dentro il Parlamento europeo. Nel Parlamento europeo noi abbiamo visto una maggiore coesione dei gruppi e devo dire in particolare il mio, i Socialisti Democratici, è stato oggettivamente il più coeso, si può vedere dalle votazioni come sono state fatte, coeso nel chiedere questo passo avanti di una risposta europea che sia all'altezza anche di una risposta da dare al resto del mondo, cioè per dare il messaggio chiaro che noi non abbiamo bisogno di essere comprati dalla Cina, dagli Stati Uniti, da altri attori globali, ma siamo in grado di fare da noi, di metterci insieme e come europei trovare anche una forza di dare una risposta per la ripresa economica, per la ripresa sociale, per il sostegno al nostro sistema sanitario, che voglio ricordare il nostro modello sociale con le pensioni, con la sanità pubblica, con la scuola pubblica, è un unicum oggi nel mondo per come è, soprattutto per la sua unità anche con la libertà politica. Noi qui facciamo... Ecco, però a tale proposito, Brando, a me ha colpito molto la posizione, no, di Orban, no, quando c'era il governo Salvini, no, atteggiamento anti-europeo, pur rimanendo nel Partito Popolare, poi addirittura Orban ha sospeso le attività del Parlamento. Cioè ci sono delle situazioni, siccome c'è una sorta di competizione rispetto al modello democratico europeo da parte della Cina, degli Stati Uniti, la stessa Gran Bretagna, no, ha una sua visione, no, del mondo democratico, ma di fronte a paesi come ad esempio conservatori come la Polonia, come ad esempio l'Ungheria, qual è, diciamo, l'elemento, come si può dire, di intervento europeo per intervenire? Cito anche un paese che doveva venire in Europa, che si sta allontanando, tipo la Turchia, che però fa parte della NATO e sta influenzando la politica europea. È un problema non da poco, quello dei diritti che tu hai portato avanti, che non sono però coerenti in determinati paesi. Sì, non c'è dubbio. Ungheria e Polonia sono paesi dove abbiamo visto una deriva liberale molto significativa. Va anche detto però, perché a volte questo si perde un po' il punto di vista, questi sono paesi dove esiste comunque una robusta alternativa democratica agli attuali regimi politici, diciamo, che vorrebbero spingere verso maggiore autoritarismo. Cioè sono paesi dove un'opposizione civile, civica, politico, partitica, sociale esiste. E quindi io penso che noi fossimo al loro posto, non vorremmo essere abbandonati, diciamo, in una deriva di antidemocratica, illiberale, contro i diritti civili e sociali. Perciò la nostra strategia è quella di colpire dove possiamo, con le regole che sono possibili, i governi che commettono, diciamo, questo tipo di azioni, che si pongono in questo modo, per esempio vincolando al rispetto dei diritti fondamentali i fondi europei. Su questo il Parlamento europeo sta
alzando la costa nel negoziato in corso sul bilancio. Cioè, chi non rispetta i diritti, meno soldi, si va a intervenire sui finanziamenti. La sospensione. Questo è ciò per cui noi ci stiamo battendo, utilizzando i nostri poteri come Parlamento, perché abbiamo una maggiore coesione al nostro interno su questo fronte, minori difficoltà come Parlamento a spingere in questa direzione. Allo stesso tempo noi vogliamo sostenere quelle forze che si oppongono a livello nazionale alla deriva antidemocratica che citiamo. Per esempio, faccio un esempio, in Ungheria il sindaco di Budapest, Gergely Caraccioni, è stato eletto contro Orban, in una piattaforma anti-Orban, e ha vinto, parliamo di qualche settimana fa, dopo 10 anni di predominio totale nella capitale del partito di Orban. Quindi le cose si muovono e noi stiamo lavorando affinché si rafforzino le forze che vogliono promuovere un rientro in un alveo di democrazia europea di paesi che oggi sono un po' ai limiti, ecco, senza dubbio. E questo perché, ripeto, noi non vorremmo, penso, essere abbandonati, diciamo, in un contesto opposto. Quindi credo che sia una questione di solidarietà aiutare chi si oppone a queste... Però tu sai che abbiamo contraddizioni nel governo italiano, ne abbiamo già parlato privatamente. Noi abbiamo l'Italia che non ha riconosciuto, come ha fatto l'Unione Europea, il governo di Guaidó. Ci sono problemi legati, ad esempio, a una piena espressione di solidarietà nei confronti di Hong Kong. Cioè, c'è una politica italiana che vive di una mediazione dove noi non abbiamo a volte, diciamo, una presa di posizione molto decisa, no? Vabbè, c'è il caso dell'Egitto, c'è il caso della Turchia. Tu sai che la Turchia, io vengo dal gruppo Eni, ex Eni, sta creando grossi problemi a Cipro, sta andando a livello militare in Libia. Quindi noi abbiamo, diciamo, anche una politica del governo italiano che a volte non coincide con quella europea che ufficialmente stai portando avanti come capo delegazione. Il tuo parere è spassionato. Ma io, diciamo, voglio essere un po', diciamo, un po' da pompiere sulle cose che hai detto, perché è vero che ci sono contraddizioni, però vanno, secondo me, si possono vedere anche in maniera un pochino diversa, mi spiego. Cioè, sul fronte del Venezuela è vero quello che viene detto, va anche detto però che comunque i governi italiani hanno cooperato sempre con il contact group, che ha lavorato anche a livello ONU per cercare una soluzione. E detto fra noi, oggi purtroppo Maduro è più forte di prima e la situazione non è risolta. Quindi in fondo c'è una situazione anche a livello delle scelte sul fronte diplomatico che io credo debbano vedere un po' più di iniziativa per non lasciare che, come dire, le situazioni si cristallizzino in una spirale negativa, credo, per un obiettivo di democratizzazione, di recupero, diciamo, del ruolo anche in Venezuela, di una politica democratica, di un dialogo con il resto del mondo. Perché oggi mi sembra che la situazione non è che, diciamo, aver dato un grande sostegno a Guaidó abbia prodotto poi in realtà un risultato positivo. Quindi io su questo sono un po' più prudente sull'analisi su quello che accadrà, ecco. Anche quindi anche penso che il ruolo ovviamente deve giocare un ruolo anche il nostro governo. Su Hong Kong è vero che c'è stato forse qualche silenzio inizialmente, però poi diciamo diversi esponenti, la Farnesina anche ufficialmente ha preso posizione con una nota, e devo dire che noi siamo contenti e orgogliosi di poter essere anche più netti, più espliciti dal Parlamento europeo. Abbiamo condannato nettamente l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale e continuiamo ora in queste ore anche a fare una serie di azioni, perché riteniamo di dover far rispettare il diritto internazionale. Per noi è molto importante, soprattutto in un caso così peculiare come quello di Hong Kong, che è legato anche all'Europa tramite il Regno Unito, eccetera. E quindi tantissimi residenti europei in quel luogo, quindi la questione è particolarmente delicata. Di fronte dell'Egitto io penso che serva un passo avanti di dignità da parte del nostro governo, su questo io sono molto convinto, che diciamo di fronte alle ennesime lentezze dal punto di vista della presenza egiziana e di fronte a quanto accaduto con Patrick Zaki dentro l'Italia,
Io credo che il governo debba alzare la posta e su questo, per esempio, penso che serva un cambio di rotta dal punto di vista dell'azione, sono molto sincero. E sul fronte della Turchia, ugualmente, credo che serva una posizione più dura. Anche questo però vale anche per l'Europa, dove ci sono paesi, non solo il tema dell'Italia, ma anche sono alcuni paesi europei che sul tema del rapporto con la Turchia frenano nel porre con più nettezza anche la necessità di, diciamo, immaginare anche forme sanzionatorie di fronte alle azioni che sono state portate avanti nel nord della Siria e l'atteggiamento della Turchia, lo hai raccontato, l'hai citato benissimo, nel mare Mediterraneo, gli accordi fatti con il governo libico, le questioni relative alle trivellazioni, Cipro, cioè la Turchia sta facendo troppe cose che non dovrebbero essere lasciate senza conseguenze. Quindi su questo senza... Ma io ti volevo chiedere invece, Brando, rispetto alle politiche del lavoro dell'Europa, cioè visto che adesso non sappiamo ancora come finirà, insomma, quest'estate rispetto al Covid, comunque come si riprenderà o meno, però rispetto proprio alla tutela dei lavoratori, anche i più giovani, no? Quelli che comunque devono cercare un'occupazione o comunque chi dovrà mantenere il proprio lavoro ed è in disoccupazione. Qual è la riflessione più importante che sta facendo l'Europa in prospettiva? Ma sicuramente la cosa su cui stiamo lavorando più importante è quella di proporre una direttiva europea per le condizioni minime, di tutela minima per tutti i contratti di lavoro in Europa, perché oggi di fronte a una parcellizzazione del mondo del lavoro, dei contratti, delle forme del lavoro, anche contando le nuove tecnologie, lo sviluppo appunto di intelligenza artificiale, robotica, le piattaforme online, abbiamo bisogno di creare dei livelli minimi di tutela adeguati ovviamente alle diverse costi del lavoro, alle diverse diciamo, situazioni economiche dei paesi, ma con un tetto minimo diciamo, di tutela che vada a essere presente al di là della forma di lavoro individuata. E abbiamo quindi un lavoro su questo, così come su un salario minimo europeo, progetto quadro che vada a integrare dove di nuovo ci sono delle mancanze a livello delle norme nazionali. E ovviamente un tema su cui il Parlamento europeo lavorerà molto sarà chiaramente la transizione ecologica e il suo impatto sul lavoro, che non è un tema che il Covid ha messo da parte, anzi diventa centrale nella ripresa andare avanti su questa strada, così come il tema dell'innovazione tecnologica e in particolare dell'intelligenza artificiale, che è oggi una matrice fondamentale e trasformativa delle attività di lavoro. Ancora non è così chiaro anche alle opinioni pubbliche, ma noi ci stiamo attrezzando per lavorare anche per normare al meglio. Avvicinati un po' che ti sento poco. Dicevo, normare al meglio queste attività. Il Parlamento europeo ha istituito, partirà da settembre, una commissione speciale di approfondimento per il lavoro legislativo sull'intelligenza artificiale, di cui io farò parte come membro e su cui puntiamo molto per approfondire e proporre come regolare un fenomeno di trasformazione che, ripeto, oggi non è neanche così percepito fino in fondo dalle opinioni pubbliche, ma nei prossimi anni sarà la grande trasformazione dell'innovazione più importante, dicono gli esperti, della nascita di internet, anche se ancora non è... Però sulla formazione si danno tanti sussidi, ne abbiamo parlato, c'è stato un intervento di Pietro Ichino, si danno tanti sussidi per mantenere il posto di lavoro, ma la trasformazione comporta formazione professionale, tu sai che in Italia purtroppo la formazione professionale è fallita. C'è un'attenzione forte per promuovere la formazione lungo tutto l'arco della vita, la formazione permanente. Questo è un tema sentitissimo a livello europeo, nel senso che è proprio una parte importante dei fondi europei, anche della prossima programmazione, è dedicato a questo. Il Fondo Sociale Europeo viene molto orientato a lavorare su questo, perché è fondamentale come tema. Il lifelong learning, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, è una frontiera del futuro essenziale assolutamente, su cui anzi l'Italia sicuramente, ma tanti paesi europei devono
in realtà recuperare anche in qualche modo, copiare anche alcuni esempi positivi, e l'Unione Europea con i fondi a disposizione da una mano in questo senso. Però i territori, tu sai, fanno molta fatica ad avere finanziamenti. Abbiamo avuto un colloquio con Carmine Pacente, che segue i progetti per Milano Metropolitana e per l'ANCI Lombardia, vi è un'apposita commissione. In questo momento avremo bisogno, diciamo, secondo me, no, e anche secondo, diciamo, vari analisti, di intervenire sui territori invece che in modo macro. Perché questi fondi europei, questi finanziamenti sono sempre molto difficili da avere. Quindi anche sono un irraggiungibili a volte. Sembrano irraggiungibili. Parlo anche del volontariato, no? Di tutto quello che è sussidiarietà, no? Parliamo, sì, ad esempio, del turismo, no? Su questo voglio dirvi che come Parlamento, proprio in questi mesi, abbiamo fatto un lavoro importante, che è quello che noi possiamo fare, perché poi non siamo noi a fare i bandi per accedere, lo fa lo Stato, lo fanno le regioni hanno un ruolo importantissimo nel funzionamento dei fondi europei, e abbiamo fatto un lavoro importantissimo come Parlamento negli ultimi mesi per flessibilizzare, rendere più semplici per loro utilizzo tutti i fondi europei residui da qui alla fine della programmazione, quindi che finisce con quest'anno, ma poi residuerà ancora nel 2021. Ovviamente devono essere, con Carmine che hai citato, parliamo spesso di queste cose, abbiamo lavorato molto insieme anche negli anni passati, c'è bisogno che le istituzioni regionali e locali si attrezzino per poter fare al meglio l'uso di queste risorse, ma come accennavo anche prima in un precedente punto di questa nostra conversazione, è un lavoro che oggi impegna in prima linea il governo italiano nel coinvolgere le regioni per fare in modo che non vengano sprecati i fondi, anche quelli per il futuro, anche quelli del piano di ripresa di cui abbiamo parlato, creando finalmente una capacità di spesa che l'Italia in molte parti del paese non ha avuto e che ha portato a dover restituire fondi, a non essere capaci di usare fino in fondo le risorse. Questo significa fare più sinergia e anche avere una migliore pubblica amministrazione, dove ci sono state in alcune situazioni delle difficoltà, delle persone non presenze sufficienti nell'organico, persone non formate adeguatamente per poter fare questi progetti, e quindi si è perso magari moltissimo tempo per poi alla fine magari perdere. Brando, il MES, questo benedetto MES che ce lo quasi ce lo regalano, allora ho sentito Di Maio che dice che non è, diciamo, un atteggiamento ideologico, io non riesco a capire perché, visto che il tema è prendere dei finanziamenti nel più breve tempo possibile, onestamente non riesco a capire questa opposizione al MES se non ci sono delle condizioni. Questo è un fatto, però ci deve essere un motivo che secondo me non è ideologico, ne abbiamo già parlato personalmente. L'Italia prenderà il MES o no? O sarà veramente l'immagine di un'Italia che rinuncia a un finanziamento? Allora, poiché il MES è un prestito iperagevolato, secondo me il dibattito sul MES ci sarà nel momento della decisione, diciamo, quando ci sarà da fare il nuovo scostamento di bilancio che dovrà essere votato per fare del nuovo deficit, perché saremo costretti a farlo per i prossimi mesi. E quindi, poiché si dovrà lì costruire, diciamo, una nuova decisione del Parlamento di fare scostamento di bilancio, di fatto il MES deve rientrare lì da un punto di vista logico. Quindi più che sul voto sul piano di ripresa, che se sarà invece fatto in maggioranza di sussidi, non è un aspetto di debito nazionale. Questo per chiarire un aspetto di differenza anche, se vogliamo, tecnica. Però questo vuol dire che, come dire, le forze della maggioranza si devono decidere. Io penso, lo dico da persona che aveva anche delle forme di scetticismo personalmente sul MES, finché non abbiamo visto bene le condizioni di questa nuova linea di prestito sanitario agevolato. E onestamente io non vedo veramente alcuna ragione per non prenderlo. Io l'ho lette i fogli, diciamo, delle condizionalità esistenti. L'unica condizionalità che c'è è usare i fondi nella maniera prevista, cioè per le spese sanitarie dirette e indirette. Poi spese indirette vuol dire tante cose, andranno definite, per esempio le spese della
sanificazione che sono significative per il pubblico, per le imprese, per le scuole, per gli ospedali, potranno essere comprese come spese indirette. Questo è già stato chiarito. Sono, se uno va a vedere cos'erano i prestiti messi in passato, che sono stati fatti dalla Spagna, dal Portogallo, dall'Irlanda, dalla Grecia, caso che conosciamo è stato disastroso, ma per esempio non si parla mai del fatto che Spagna e Portogallo hanno attivato al suo tempo un prestito MES, erano dei prestiti pesanti, anche quello di Spagna e Portogallo di anni fa, un prestito con condizioni molto pesanti. Oggi, carta canta, si tratta di tutt'altra questione. Quindi io penso che sia una questione politica, legata al fatto che è stata presa una posizione che si fa fatica ora a spiegare, diciamo anche a far, come dire, è una questione tutta politica. Io penso che si dovrà trovare una soluzione. Questo sicuramente. Volevo, allora, torniamo al nostro argomento che ti abbiamo scritto tantissimo. Allora, abbiamo avuto migliaia di cittadini europei, non italiani all'estero, che sono dovuti rientrare. C'è stata una grande polemica sul meccanismo di protezione europea che non è stato utilizzato dal governo italiano. Detto questo, io ti ho scritto moltissime, diciamo, situazioni. Ultimo problema, parti rientro, sono quasi completate, questo atteggiamento delle compagnie aeree che a migliaia non pagano, diciamo, non danno soldi, danno voucher o addirittura non rispondono, e purtroppo nella nostra casistica ci hanno segnalato, abbiamo Alitalia e Neos. Un cittadino europeo, non italiano, di fronte al fatto che l'Europa si è espressa, il governo italiano si è espressa, cosa si può fare per dare giustizia a questi cittadini che ci hanno rimesso un sacco di soldi? Quindi si può rinnovare innanzitutto il meccanismo di protezione europea e si può intervenire finalmente per il rimborso di questi benedetti biglietti aerei? Allora, guarda, così concludiamo sul nostro piatto forte, nel senso che abbiamo sentiti molto su questo. Io ho cercato ovviamente di fare il massimo su più punti. E vi ringrazio molto, devo ringraziare la vostra rete anche per la segnalazione, l'attenzione, l'aiuto per questo lavoro. Io ho, diciamo, ricevuto richieste tramite voi, ma anche direttamente, di aiuto di italiani rimasti bloccati all'estero. Ho cercato di fare un po' di servizio di sportello insieme al mio ufficio per l'orientamento e aiutare. Abbiamo fatto un lavoro politico al Parlamento europeo sulla richiesta di coordinamento, di apertura e chiusura delle frontiere interne ed esterne, e sulla questione dei voucher e dei viaggi annullati, su cui poi dirò. E abbiamo fatto un lavoro politico sulla con il governo nazionale sulle certe situazioni particolari per esempio di italiani residenti all'estero iscritti AIRE che avevano bisogno di fare un rientro temporaneo per motivi familiari, su alcune situazioni specifiche. Sul fronte del primo punto, dell'aiuto agli italiani rimasti bloccati, ci sono state, devo dirvi la verità, grandi difficoltà, maggiori difficoltà per l'intervento sui paesi extra UE e una più rapida capacità di intervento nei paesi dell'Unione Europea. È contato anche un po' l'intraprendenza e la capacità delle singole ambasciate, quindi una cosa un po' a macchia di leopardo. Si è più rapidamente organizzato un rimpatrio dai paesi con la forte concentrazione di italiani temporaneamente all'estero, dove era più organizzata la presenza, quindi molti paesi europei. Vi è stata sicuramente una capacità più scarsa, anche se poi si è recuperato strada facendo, l'utilizzo del EU Civil Protection Mechanism da parte dell'Italia, uno strumento di cofinanziamento dei charter purché si ospitassero all'interno di questi charter anche cittadini di altri paesi UE. Una complicazione è stata dovuta al fatto che abbiamo una presenza molto elevata di italiani non ufficialmente residenti all'estero anche rispetto ad altri
paesi, però devo dire che io sono contento, nei limiti chiaramente delle tante situazioni difficili da affrontare, che soprattutto sui paesi europei sono riuscito in prima persona a risolvere casi da moltissimi paesi: Portogallo, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Germania, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Grecia. Anche poi da Marocco, Argentina, Stati Uniti e Canada, dalla Cambogia, devo dire, con gli studenti siamo riusciti a fare un lavoro particolarmente importante, anche un caso di pensionati con camper e anche purtroppo salme di deceduti. Quindi casi di ogni tipo, per fortuna una parte importante di quelli di cui mi sono occupato siamo riusciti a portarli con successo, non tutti, e quindi bisogna continuare a impegnarsi e a fare pressioni. Io ho fatto alcune pressioni poi politiche su certe situazioni limite, la questione per esempio che ben conosce anche Daniele, la questione dell'interrogazione rispetto alla situazione della nave da crociera al largo delle Bahamas, che è stato una situazione pesante, particolarmente pesante. Poi abbiamo questa situazione a cui facevi riferimento, situazione di rimborsi soltanto attraverso voucher di compagnie che non prevedono rimborsi monetari, e anche la situazione delle cancellazioni fatte all'ultimo minuto, fatte anche vendendo fino all'ultimo minuto i biglietti, insomma un tentativo di acquisire liquidità da parte delle compagnie sulle spalle dei consumatori. Su questo la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro paese, poiché abbiamo una serie di compagnie che si sono comportate particolarmente male, così come c'è in atto allo studio, oltre che una infrazione aperta, un inizio di procedura per spingere l'Italia a prendere dei provvedimenti a livello nazionale, ma io sto studiando anche un tentativo di una causa collettiva a livello europeo insieme alle organizzazioni dei consumatori, perché questa situazione non è accettabile, non rispetta nemmeno le norme europee esistenti. Abbiamo fatto su questo anche insieme ad alcuni colleghi una nuova interrogazione sulla messa in vendita online di biglietti aerei che non partiranno mai, per chiedere di intervenire anche con sanzioni molto pesanti. Come ho detto, poi l'ultimo punto è stato importante lavorare anche per chi, non risultando temporaneamente all'estero, aveva difficoltà per il rientro standard, perché doveva rientrare pur essendo residente AIRE. Questo è stato più semplice all'interno dell'Unione Europea, più restrittiva, più difficile la situazione extra UE, ma anche su questo dobbiamo ovviamente continuare a lavorare. Volevo chiederti, Brando, ti faccio un esempio: ad esempio gli italiani in Messico hanno fatto un gruppo Facebook, 8.000 persone, ho già organizzato 4 viaggi, mi sono arrivate varie segnalazioni. Non è facile, per una figura, tu puoi agire a livello generale, ma se uno volesse far valere i propri diritti, ci puoi dare delle indicazioni a livello europeo dove un'organizzazione di consumatori, o comunque dove c'è un'organizzazione che può intervenire sui singoli casi? Perché poi la gente dice, sì, si sta lavorando a livello macro, ma io sono mesi che non ricevo. È un problema serio quello di non avere, un punto di riferimento, di una sorta di garante. Rivolgersi a organizzazioni dei consumatori, come per esempio, ne cito una, ma anche altre, cito quella con cui ho lavorato di più sul tema, che è Altro Consumo, che si sta occupando di questi casi, e siamo in contatto costante per cercare di arrivare a una soluzione che, come ho detto, sì, noi cerchiamo di trovare una soluzione generale perché possa poi rispondere in questo modo a casi, anche perché purtroppo, essendo imprese private, poi bisogna riuscire, con la forza anche di una mobilitazione più grande, a riuscire a intervenire. Nel caso nello specifico di Alitalia, ovviamente il governo ha anche un suo ruolo, e quindi stiamo intervenendo con forza perché ci sia anche un'azione da parte della politica.
Volevo dirti, ultima domanda mia dopo Katie Cook. Sì. Allora, sì. C'è il tema della sanità. Noi ti abbiamo segnalato alcuni arrivi, diciamo, senza adeguati controlli sanitari. Abbiamo citato Milano Malpensa, abbiamo citato magari anche altri aeroporti, abbiamo citato anche aeroporti in Europa, dove non c'erano i controlli. Parlo ad esempio l'aeroporto di Parigi. Cioè, adesso che sono state aperte le frontiere, abbiamo il timore di avere nuovi lockdown e quindi la domanda che ti faccio è se noi riusciremo a uniformare i controlli aeroportuali o nei trasporti a livello europeo, perché tu sai che quelli che rientravano dalla Cina, quando i voli erano bloccati, rientravano da paesi terzi. Ultima cosa, cosa ne pensi del blocco nei confronti degli Stati Uniti e della Russia e quindi del tema del turismo che sarà molto pesante? Quindi, e quindi il discorso anche dei controlli, ma anche legato alla chiusura di certi paesi. Allora, rispetto alla chiusura turistica per alcuni grandi paesi, credo che dovrà gradualmente trovare una soluzione legata comunque magari al mantenimento delle quarantene e dei controlli, però per permettere però più agevolmente l'attività turistica. Onestamente credo che si debba fare un compromesso senza sacrificare la sicurezza, perché basta fare gli accorgimenti necessari, nonché una quarantena. Insomma, io alcuni casi nel mondo, per esempio Taiwan funziona così oggi, fanno una quarantena obbligatoria, c'è un controllo stretto, credo che noi lo possiamo riuscire a fare qualche passo avanti in questo senso, per anche dare respiro in questo modo al turismo, senza sacrificare appunto la sicurezza. Dall'altra parte, certamente uniformare il meccanismo di controlli è un obiettivo politico fondamentale. Certamente sarebbe meglio, noi ci batteremo per questo, per avere un'unione con più poteri immediatamente diretti su questo fronte di decisione. Purtroppo non c'è un potere centrale su questo e quindi abbiamo bisogno di fare accordi politici. Noi lavoreremo col Parlamento e con la Commissione europea perché ci siano questi accordi, in modo che sulla questione del coordinamento della chiusura, rispetto anche al tema che ho citato, per esempio, di come veniva elusa la situazione sul fronte cinese, c'è un importante punto da. Io sono vicino a Niguarda, quindi puoi immaginare, insomma, le ambulanze passano. No, volevo fare per chiudere. Sì, quindi questo. Ti volevo invece chiedere un'ultima cosa, un flash, poi ci salutiamo. Cos'è stata la cosa che ti è rimasta più impressa in questo periodo di lockdown? Che cosa ti porterai dietro? Ma la cosa che mi ha colpito sicuramente di più è la straordinaria abnegazione e impegno che abbiamo visto da parte del nostro personale medico e volontario. A me questo ha colpito tantissimo, perché tantissime persone, anche oltre a chi in qualche modo c'era per dovere, si è messa a disposizione volontariamente con le proprie competenze in ambito medico per intervenire in situazioni difficilissime. Quindi questo fa pensare che in fondo, come dire, la voglia di fare del bene agli altri, della solidarietà, è qualcosa che c'è più di quello che pensiamo spesso, che è un mondo che a volte ci sembra un po' dove ognuno si fa un po' i fatti propri, e invece le difficoltà più gravi poi portano forse a riscoprire qualche valore poi più profondo. L'abbiamo visto appunto in tante cose, ma in maniera più plastica, proprio più evidente, proprio in questi casi, insomma. Grazie a Brando Benifei, grazie per questa bellissima intervista, perché veramente abbiamo collegato tanti fili del tuo impegno al Parlamento europeo. Grazie ancora e alla prossima. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao.